Bravi, bravi. Mi avete tempestato il video di like, e ho dovuto lasciare il mio mojito che degustavo sotto una palma nel mio cottage personale, per editare in fretta e furia questo video. Voglio un sindacato per gli youtuber. Ma mettere il gomito così un attimo. Ma va a cagare! Rocco e Sand Slash, sono la nuova unità 5 stelle, di tipo ghiaccio. L'unità ha il ruolo di attaccante, ed è debole al tipo lotta. Le statistiche del Pokémon non sono male. L'attacco fisico è il suo punto forte, e la difesa fisica è piuttosto alta per essere un attaccante. Gli altri parametri non hanno carenze particolari, tranne l'attacco speciale, che comunque non è sfruttato dal Pokémon. Partiamo con il dire che Sand Slash dà il meglio di sé sotto la grandine. È in grado di settare questo meteo da solo, usando l'Unimossa. Di per sé, l'Unimossa non ha effetti aggiuntivi, ma grazie alla prima passiva, non appena il Pokémon la userà, inizierà a grandinare. Grazie a Rifugio, voi non subirete danni da grandine. Con la terza passiva invece, la potenza delle mosse aumenta sotto questo meteo. Tenete a mente questo dettaglio, ora che vedremo le skill. Gelo Lancia, è una mossa multicolpo, che colpisce dalle 2 alle 5 volte di fila. Il danno base è basso, ma se riuscirete a beccare la maggior parte dei colpi, i danni non saranno pessimi. Tendenzialmente non userete mai questa mossa, se non per carenza di energia, e per caricare quanto prima l'unimossa. Se tuttavia volete sfruttare questa skill, vi consiglio di sbloccare il nodo che vi consente di dare sempre il massimo di colpi. Con attacco X, aumenterete di molto il vostro attacco. Poco da aggiungere a riguardo. Scagliagelo invece, è molto interessante. Consuma 3 barre di energia, ha un danno base abbastanza alto, e può far tentennare il bersaglio. Quest'ultima caratteristica mi piace particolarmente. Di solito, viene data a mosse deboli, come sgomento di Palossand. Qui invece, farete molti danni, riuscendo comunque a bloccare le azioni del nemico. Con un nodo della teca, farete anche più danni colpendo un Pokémon in questo stato. La precisione della mossa è 90, ma potrete aumentarla grazie all'ultima skill. Calma e sangue freddo infatti, aumenta la precisione di chi la usa, e rende più probabili i brutti colpi. Se questa mossa viene usata sotto la grandine, questa probabilità sarà maggiore. Credo che ormai abbiate capito quanto Sand Slash migliori durante la grandine. Altri nodi aiutano in questo. Sotto questo meteo infatti, recupererete dei punti salute dopo ogni azione, e la barra mosse si caricherà più in fretta. Per concludere, il Pokémon è sicuramente il top per quanto riguarda i Pokémon ghiaccio. Seppur forte però, di certo non raggiunge i livelli di alcune unità rotte. Ricordate che questa unità, insieme a Cetra e Jigglypuff, sono limitate, per cui se perdete l'occasione di prenderle ora, non ne avrete un'altra in tempi brevi. So che le gemme sono preziose, quindi bisognerà fare dei sacrifici. Secondo me, Sand Slash merita leggermente di più, anche perché può dire la sua senza la necessità di trovarne più copie. A me il Pokémon piace, ma sono consapevole che non sia game breaking. Ad essere onesto, penso che questi banner siano usciti proprio per farci andare a secco di gemme, prima che la vera ciccia esca fuori. Molti di noi pulleranno, consapevoli del fatto che queste unità sono limitate. Non è un errore farlo, perché i Pokémon non sono male, ma non fatevi spennare totalmente, mi raccomando. E voi cosa preferite tra i due? Scrivetemi nei commenti i motivi per cui avete scelto l'uno o l'altro. Iscrivetevi al canale, così sblocchiamo la sezione community, e possiamo fare questo genere di sondaggi ancora prima che escano le analisi. Con questo è tutto, ciao!